Nuove regole per i servizi sociali napoletani, per un maggior presidio della qualità delle prestazioni fornite agli utenti. Dal 7 ottobre tutte le strutture che operano sul territorio cittadino nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza, della famiglia, delle donne, degli anziani e dei disabili dovranno conseguire un'autorizzazione al funzionamento che il Comune rilascerà soltanto in presenza di opportuni requisiti strutturali, professionali e funzionali e che comporterà l'iscrizione automatica all'albo regionale. Per quanto riguarda gli enti che erogano servizi, l'abilitazione si otterrà presentando una segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune la esaminerà entro 60 giorni, ma nel frattempo sarà già possibile cominciare a operare. Migliorano gli standard funzionali e strutturali dei servizi e delle strutture nelle quali si realizzeranno questi servizi. Si tratta di un sistema di regole certamente più moderno, più attuale anche alle esigenze che i servizi hanno. Ce ne facciamo carico e definiamo anche con più chiarezza le modalità di rapporto con le organizzazioni di terzo settore, individuando criteri di selezione fondati sulla maggiore affidabilità di queste organizzazioni. Quindi certamente si tratta di un insieme di regole che ci mette nella condizione di offrire più qualità nei servizi e garantire più diritti e tutele nei confronti del rapporto con i cittadini. Per informazioni e consulenza gratuita, programmazione.sociale@comune.napoli.it e studio.rs@libero.it.